La bellezza è fisica per lo più, è soggettiva o oggettiva? Intorno a questo dibattito, anche noiosissimo, però da secoli si misurano opinion leader, scrittori, sociologi, psicologi e anche gente comune. Ieri sera c'è stato il concorso di Miss Italia in cui è stata premiata la bellezza oggettiva, secondo i giudici ovviamente, ma gli ingredienti che vengono immessi spesso all'interno sono insomma ingredienti anche di colore, per far sì insomma che se ne parli. Allora vogliamo inoltrare la questione al nostro Raffaele Morelli, perché l'ossessione della bellezza è sempre più presente tra uomini e donne, anche tra i giovanissimi. Buongiorno Raffaele. Buongiorno a voi, buongiorno a voi. La bellezza, in ogni tempo la bellezza cambia, no? Dell'800, del 500, del 200, la bellezza di oggi. La bellezza è un grande demone ed è un grande nemico della vita, perché se tu ti attacchi allo specchio, ti attacchi automaticamente al consenso esterno. Sono abbastanza bella, sono abbastanza bello. Gli uomini più fragili sono gli uomini palestrati, super muscolosi. Alla prima ferita, al primo abbandono, al primo addio, crollano. E così vale per la bellezza femminile. Se lo sguardo si posiziona sull'ammirazione esterna, a un certo punto tu credi di esistere soltanto per quella faccia lì e perdi l'interiorità, perché alla fine nella vita con te stesso ci devi stare e ci devi stare bene, perché altrimenti sei sempre in lotta. Se l'approvazione degli altri, se questo viso o questo corpo diventa il centro di tutto, tu sei caduto in balia sempre del giudizio, dell'approvazione, e la paura del tramonto si avvicina sempre di più. Non c'è niente come il voler essere belli che ci avvicina al tramonto. Senti Raffaella, che cosa ti sentiresti di dire a chi un po' si sente in questa condizione, cioè proprio schiavo dello specchio, della sua presenza fisica di un certo tipo? Perché immaginiamo che a maggior ragione in questo tempo il tema sia ancora più sentito, e magari dai giovani. Su che cosa si devono concentrare anziché sulla loro faccia e sullo specchio? Ma sull'interno, sul mondo interno, perché vedi, noi siamo abitati da tante realtà. Dietro il personaggio che vuole essere bello, che vuole apparire, o quelli che si sentono brutti, quelli che non si piacciono, no? Io non mi sono mai piaciuta, dottore, io non mi sono mai piaciuto, no? Ma in quel dirsi non sono mai piaciuto, io sto guardando troppo ossessivamente il volto e lo sto paragonando al volto degli altri. Nella paura di non essere belli c'è tanto il bisogno di assomigliare agli altri, e quando noi cerchiamo di assomigliare, noi non esistiamo più. Incominciano gli sforzi per essere come ci vogliono gli altri, incomincia poi via via, piano piano, qualche cosa a minarci dentro. Invece tu su cosa ti devi concentrare? Su cosa ti interessa, su cosa ti piace, sullo stare con te, con i tuoi demoni, con le tue paure. Allora la bellezza incomincia a sfumare, incomincia ad accorgerti via via che ti allontani dal mondo esterno, che incomincia a vedere dentro di te delle tue inclinazioni. L'antidoto alla bellezza omologata è l'inclinazione. Però Raffaele, scusa se ti interrompo, ma così come esiste il bene e il male, esiste la bellezza e la bruttezza. Cioè, sì, voglio dire, io quello che tu dici lo capisco ed è un invito anche molto profondo ad investire sul proprio mondo interiore, figurati, cioè sono d'accordissimo con te. Però poi esiste anche l'estetica dell'esistenza, cioè la bellezza è una cosa che va ammirata, c'è chi ce l'ha, chi non ce l'ha, chi ha questo dono e chi non lo possiede, tant'è che la bruttezza è tanto ricercata quanto la bellezza, perché io sento moltissime amiche magari che mi raccontano che sono attratte fisicamente da uomini brutti, quindi insomma è anche oggettiva la bellezza, Sì, è anche oggettiva, però bisogna partire da un presupposto, no? Fondamentale, che tu non stai con una donna o con un uomo perché è bello. No, beh, ma certo, questo è un altro. Ci stai perché senti un'attrazione, senti un mistero, senti una capacità seduttiva. Quando dici l'uomo brutto che affascina, la donna brutta che affascina, ci sono donne che emettono come un'aura, un'atmosfera, un'energia, così gli uomini, che è quello il centro dell'attrazione. E tutto questo, sai quando capita? Quanto più sei naturale, spontaneo, la bellezza che disturba è la bellezza recitata, no? È la bellezza omologata, una donna o un uomo troppo vistoso, dà fastidio. Perché? Perché è diventato troppo esterno, è diventato una caricatura. Perché è una recita. Però non facciamo gli ipocriti, perché adesso tutti noi, se scegliamo dei partner, lo facciamo soprattutto nella prima fase, perché c'è un insieme di cose, tra cui anche l'attizzamento adesso estetico, esterno, esteriore, che porta poi a scatenare i nostri ormoni, insomma, non no, poi scusa, Monica Bellucci col suo mondo interiore, no?
Ma Monica Bellucci col suo mondo interiore, Raffaele, non sarebbe diventata la Bellucci, cioè è la sua armonia fisica che l'ha resa tale, no? Non sono d'accordissimo, però. Beh, io sulla Bellucci. Le due cose, no? Insieme. Perché è un'icona dell'idea di donna che ha questo mondo, ma la Bellucci può aver raggiunto l'apice della sua carriera, questo non lo so, ma sicuramente con se stessa deve starci. Sì. Vedi, gli uomini di successo e le donne di successo nella vita si devono confrontare con tutte le cose che capitano a tutti, la tristezza, la paura di essere lasciati. Nella vita, se non vieni lasciato, se non sei stato lasciato e non sei cresciuto e quindi sei rimasto un bambino dentro un'icona, no? Quindi bisogna sapere che le paure, le tristezze, gli addì, la paura di morire abitano tutti noi, e se tu ti sei plastificato nell'idea della bellezza e perdi di vista. Bill Cosby, che è stato un grande psicanalista, un grande psichiatra, diceva che lui non sapeva se è vero che Cleopatra avesse un naso così bello, così perfetto, così straordinario da far innamorare Cesare e Antonio, e non sapeva se quello era il motivo, però una cosa la sapeva, e la sappiamo tutti, che le paure, le tristezze, le sensazioni, i sentimenti che provavano amando sia Cesare che Antonio erano 2000 anni fa gli stessi di noi di oggi. Bene. Quindi non ancorarti sulla bellezza, ma devi ancorarti sulle emozioni, i sentimenti, perché quelli fanno parte di te. Raffaele, tutto il resto passerà. Raffaele, e poi lo so che è inutile anche dopo, insomma, aver assistito a Miss Italia, e sappiamo come le miss si trasformino nel tempo, non rifatevi. Assolutamente, ma vedi, Miss Italia secondo me offende profondamente le donne, ma le donne non lo sanno, perché molte volte si vogliono omologare anche loro. Offende le donne, sai perché? Perché le tratta come mucche da misurare, quanto hai di seno, quanto hai di pancia, quanto hai di cosce, e quindi l'icona della bellezza misurata in base soltanto a dati oggettivi, non a dati affettivi, emotivi, perché se tu sei soltanto bella, ma per essere bella ti incartapecorisci, e tu sai cosa succede. Vabbè, però scusami, Raffaele, sono sempre esistiti i concorsi di bellezza, non è che loro vogliono spacciarti la bellezza come se fosse una cosa che riguarda anche il mondo interiore. È un concorso di fisici che salgono su quel palco e che inteso come corpi, non dei fisici matematici. Scusami, ma nella sono vita... opinioni lì. Ho solo detto cercate di rifarvi il meno possibile, ma è un'opinione strettamente personale. Abbiamo il anche ci sta ascoltando e aspettando, sì, quindi intanto ringraziamo davvero Raffaele, grazie Raffaele Morelli, ci troviamo martedì prossimo, ciao, un abbraccio a tutti.